L'allontanamento dalla politica e dalle sue contraddizioni e non essere dalle sue parti i suoi conflitti e per altri motivi può influenzare sul ritardo della ricerca e i suoi collegamenti. È il bene in ciò che Allah non è potente a decidere. E speriamo così che nelle vostre mani ci sarà una ricerca scientifica sulla questione più pericolosa degli ultimi tempi di Rilai, contro chi supera di giusta. 2. Tutte le nostre parole sono all'interno del cerchio del cervello e dell'argomentazione scientifica e discussione del Consiglio. E il nostro approccio è continuo sulla morale scientifica ed educativa per affermare la realtà della misericordia, pace, pietà e educazione, arrivate da religione celeste, come è stato dimostrato nella biografia di profeti Ahimet Aulie, pace su di loro, e la ricerca includerà storie sulla fitna degli ultimi tempi che non sarà senza sorprese. 3. L'Islam, la religione di Maometto, Mosè e Gesù, la pace su di loro, e di ogni sharia etica, assolta dall'ignorante Khamenei, tiranno assassino iraniano, l'uccisore a Karbala di bambini, donne, vecchi e giovani, con ciò che ha causato di incendi, saccheggi, sfollamenti e distruzione di case, cause di immigrazione, oltre il doppio di quello che ha causato in Diyala e Kirkuk e Baghdad, e la scogliera di Babilonia, Fallujah, Anbar, Salahuddin e Mosul. E non si sono salvati dalle loro fiamme e fitna neanche la Siria, Libano, Yemen, Afghanistan, Golfo, Hijaz e altri paesi. E non è nascosto la mano dell'ignorante di ciò che ha fatto di protezza e corruzione in Iran, inclusi fame, umiliazione, intimidazione, omicidio, furto, impoverimento, e ha fatto anche saltare in aria le teste di giovani perché volevano la loro patria che l'aveva usurpata. 5. È venuto nell'Ihtijaj, in arabo sarebbe l'opposizione, nel libro di Al-Tabarsi. Hanno narrato gli affidabili dei narratori e i loro giudici. Durante l'accoglienza di Zayn al-Abidin e i figli di Al-Husayn e la sua famiglia, la pace sia su di loro, da Yazid, la maledizione di Dio su di lui, ha detto il figlio Ali, figlio di Husayn, pace su di lui: «O te, Yazid, ho saputo che mi vuoi uccidere e se sei sicuro di uccidermi, manda qualcuno con queste donne in grado di portare loro alla casa», sarebbe dove? Alla Medina, «del messaggero di Allah, pace su di lui e sulla sua famiglia». Le rispose Yazid: «Non li condisso nessuno tranne te. La maledizione sua è ben margine. Giuro che non le ho ordinato di uccidere tuo padre, anche se avessi voluto, ma lo avrei ucciso». Quindi qui capiamo che ha migliorato la ricompensa portando Ali e le donne a Medina. 7. Da come abbiamo citato, possiamo accertare che l'uccisore Khamenei, la maledizione di Dio su di lui, è il più malvagio e corrotto incriminato di Yazid, la maledizione di Dio su di lui, e dove ha rubato, saccheggiato, uccidendo, causando l'immigrazione di milioni, oltre l'oppressione di vedove, orfani, poveri, giovani, spinti al vizio del hashish, al crimine e all'incredenza. Uccisore di Al-Husayn in ogni crimine, ingiustizia e bruttezza che emano causa. Perciò, maledizione di Allah, angeli, profeti, messaggeri, fino al giorno del giudizio, ha detto Allah l'Onnipotente, chi è più ingiusto di colui che inventa una menzogna contro Allah, essi saranno condotti al loro Signore e i testimoni diranno: ecco quelli che hanno mentito contro il loro Signore. Cada sulle ingiusti la maledizione di Allah. Surat Hud, versetto 18-19. 6. L'atterrante dopo ciò che Yazid aveva commesso di grande e orribile crimine di Karbala è riuscito a registrare un buon gesto con la famiglia di Husayn e l'imam al-Sajjad, pace su di loro. Ma non troviamo questo dalle sciocche di Iran, il figliastro persiano nipote di Majus, oltre il terrorismo, il saccheggio, l'uccisione, distruzione, cause di spostamento e ancora distruzione tramite armi biologiche, chimiche e nucleari, che Allah affretta il ritorno e la sua maledizione su Adi Tamud. 4. Poche ore per entrare nel giorno del 40° al-Arba'in dell'anno 1442 Hijri, mentre commemoriamo il ricordo dell'anniversario dei progenieri Sabaia di Al-Bayt, pace su di loro, ricordiamo anche i crimini del peccaminoso Al-Takut Khamenei e siamo ancora cauterizzati e bruciati da loro.
superano migliaia di volte quello che Yazid e Ibn Ziyad hanno commesso a Karbala. E se Yazid ha ucciso Hussein, la pace su di lui una volta, allora Tagut dell'Iran ha ucciso Hussein, la pace su di lui fisicamente, spiritualmente, storicamente, intellettualmente, metodologicamente migliaia di volte, e lo sta ancora uccidendo con tutto sadismo e piacere. Quindi la maledizione di Allah sul Tagut iraniano, agli azerbaigiani, il giorno in cui è nato, il giorno in cui muore, il giorno in cui sarà portato al giudizio. Inferno e fuoco, ha detto Allah Onnipotente nel Corano. E furono colpiti dall'abiezione e dalla miseria e subirono la correra di Allah, perché disimulavano i segni di Allah e uccidevano i profeti ingiustamente. Questo perché disobbedivano e trasgredivano. Il versetto 61, Surat al-Baqarah. Ha detto l'imam al-Sadiq, la pace su di lui, non li hanno mai colpiti con le mani, né li hanno uccisi con le loro spade, ma con l'ignoranza dei loro seguaci.